Buongiorno a tutti, mi trovo nel comune di Tiglieto, per la precisione sotto il Monte Calvo. Sono venuto a cercare le vecchie miniere d'argento che risalgono al 1830, forse anche prima. L'unica cosa che ho trovato è questa galleria, però questa galleria tutto mi sembra tranne una galleria mineraria, primo perché è troppo larga e non avrebbe senso scavare una galleria così larga, poi perché ha un ingresso molto grande e anche questo, con i mezzi che avevano allora, non avrebbe senso scavare una galleria così grande. Ora accendo le luci e do un'occhiata dentro. Poi io non sono un geologo, ma non mi sembra che qui ci sia dei minerali d'argento, anche perché mi sono portato il metal detector, ho già sondato tutta la galleria e non ci sono segnali, a meno che io ho sondato l'inizio della galleria. Qua ci sono delle... No, ma è... Non sono minerali d'argento, ma è la rifrazione della luce sulle gocce d'acqua della rugiada della parete di roccia. Ora guardavo se c'era qualcosa di interessante, ma come vi dicevo, questa mi sembra più una galleria per ricovero mezzi, forse una galleria militare anche questa. Anche perché qua sopra c'è il Monte Calvo e lì c'era una... Di preciso non so, so che c'era un presidio militare. Che cosa facessero di preciso non lo so. Comunque qui sotto c'era la strada e molto probabilmente qui c'era un mezzo. C'era un mezzo, c'era qualcos'altro o forse poteva esserci... Non lo so, poteva esserci, possono essere tantissimi. Fatto sta che questa non è una galleria mineraria, quindi la mia ricerca continua. Vado a fare un... Vedi, molto interessante sono questi due scassi, non so se li vedete, quadrati, uno di qua e uno di qua, come se qui ci fossero piantati due picchetti per terra, incastrati lassù e una porta. Le ipotesi sono tante, purtroppo non abbiamo un... Io guardavo se vedevo qualche scritta, qualche indizio più, ma ho già guardato, riguardato, ho passato col metal, non ci sono stati riscontri, col metal non ha suonato, perciò non è una galleria minerale come vi dicevo prima. Va bene, continua a cercare. Ho parlato con un gentilissimo signore proprietario qua del terreno, il signor Pesce, che ringrazio anticipatamente, e mi ha parlato delle miniere e mi ha detto di venire più o meno in questa zona. E io ho trovato sotto, sempre seguendo le sue indicazioni, ho trovato questa galleria. Però, siccome ci troviamo sempre nelle vicinanze del Monte Calvo, non vorrei che questa fosse sempre una galleria militare, anche perché guardando attentamente il tipo di costruzione, c'è proprio l'ingresso, non vorrei che si trattasse sempre di una galleria militare. Ora io non mi aspettavo di venire a fare un'esplorazione del genere, non ho portato l'attrezzatura, comunque la galleria è questa. La galleria è questa, è scavata nella roccia e va all'interno della montagna. E a detta del Signore questa è molto profonda. Comunque c'è sempre il vecchio sistema Alaidi, io lo chiamo, il vecchio sistema Alaidi che consente di dargli un urlo dentro e vedere quanto tempo ci mette l'eco a tornare indietro. Attenzione che sto per fare l'esperimento Alaidi. Ho! Ho! Boh!
Niente, l'esperimento Lighting non ha dato grandi risultati tecnici. Bisogna che mi sdraio e ci vado a vedere dentro. Allora, a questo punto vado a prendere l'attrezzatura che ho sempre in macchina e ci diamo un'occhiata dentro, ok? A tra poco. Ok, ho indossato l'attrezzatura, sto per entrare all'interno della grotta o rifugio che sia. Un attimo che mi giro perché è un po' basso. Aio! Eccoci qua, eccoci dentro. Allora, la galleria è più o meno come quella che avevo visitato prima. Stesso tipo di costruzione, stessa altezza, stessa larghezza. È già stata censita perché laggiù ci sono delle scritte. Ora io non sono in grado di decifrarle, però sono scritte che non ho mai trovato nei rifugi militari, l'ho sempre. Anzi, è la prima volta che le vedo, se devo dire la verità. Non so di che cosa si tratti. Comunque la galleria è allagata e potrebbe essere effettivamente uno dei siti minerari che parlano nel famoso rapporto del comune. Nel comune di Genova, che parlano di gallerie pozzi, di gallerie pozzi esplorativi che hanno fatto per l'estrazione del minerale d'argento. Non vedo minerale d'argento, ma non sarei neanche in grado di poterlo riconoscere. Va bene, comunque ringrazio il signor Pesce, che è quello che mi ha dato l'indicazione, anche perché qua sono nel suo terreno, mi ha detto comunque vai tranquillo, cerca di non farti male. E adesso andiamo a vedere l'altra che è qua sopra. Ok, esco fuori e andiamo a vedere l'altra. Ok, allora mi sono spostato per andare a vedere l'ultimo scavo in miniera che mi aveva segnalato il proprietario del terreno e avevamo visto sulle mappe. Ok, sono arrivato. Non è un posto proprio super accessibile, eccolo lì. Adesso vado a prendere l'attrezzatura, ci liberiamo di questi brutti rovi che mi ostacolano il passaggio e andiamo a vedere se. Sono proprio curioso di vedere se anche questa è stata censita o se no, vista la sua ubicazione molto, molto, molto celata, questa sarà stata dimenticata o addirittura non sanno proprio dell'esistenza di questa galleria. Vabbè, torno indietro, vado a prendere quello che serve e ci sentiamo tra un po'. Bene, sono tornato, abbiamo pulito un po' l'aria, mi sono avvicinato, pensavo qualcosa di meglio. Invece è successo l'irreparabile. Vi faccio vedere, vedete? L'unico ingresso che c'è rimasto è questo qua, è molto pericoloso, instabile perché c'è tutta la porzione sopra di terreno che è lì attaccata, è tenuta lì dallo Spirito Santo. Perciò non faremo lavori, non andremo a vedere l'interno dell'ingresso della miniera. Perciò penso che la mia esperienza con le miniere d'argento qua sul Monte Calvo si chiude qui. Perciò niente da dire. Le ho visitate tutte e tre, due e mezza, diciamo che questa non sono potuto andare dentro e la chiudiamo qua. Quindi seguiteci perché andiamo a cercare un'altra adesso.